Due cose sono certe nella vita: la morte e un sì di Mirko. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Eccoci tornati con... Stavo già scegliendo l'ordine delle persone da farti vedere. E che me ne fotta a me. Siamo tornati con la seconda parte di Lo Bombi Lo Passi, però stavolta con i personaggi famosi. Primo personaggio di oggi è un personaggio che tutti conoscono e abbiamo Fedez. Sì, sì, con Fedez sì, dai, ci uscirei, carino, ci uscirei volentieri, scusa Chiara, non ti arrabbiare. Attenzione che Alice l'altra volta faceva tanto quella lì che, ma no, però alla fine ha detto sì a tutti, anche lei. Allora, il mio primo personaggio famoso che faccio vedere a Mirko è Jennifer Aniston, ci usciresti sì o no? Prossimo personaggio. Dai! Ma secondo te potrei mai dire di no? Una persona sana di mente che non si è fatta di qualche sostanza potrebbe mai dire di no a Jennifer Aniston. Adesso passiamo ragazzi dall'Italia a un attore veramente ragazzi planetario. Il suo nome è Johnny Depp. Sì, però avevo troppe differenze di età o no? Beh però sì. Non l'ho visto. Ok, meno male. Con Johnny Depp sì che ci uscirei comunque. Molto volentieri, grazie. Quando passi a prendermi pure tu. Sì, continua così. Tanto sia a tutti, pure lei dice. Allora, la prossima è una attrice. Ha fatto una serie molto intelligente che a Mirko piace parecchio. Ah, quella degli scacchi? Sì. Non mi piace molto. Ecco, apposta l'ho messo. Però ci uscirei lo stesso, perché comunque non si rifiuta mai un... Cioè l'ho messa apposta perché ho detto sicuramente dirà no. No, invece, non è molto. Non riuscirei mai a dire un no tu. Ha detto sì pure per la incredibile ragazzi. Tocca a me. È un grandissimo attaccante che in questo momento si trova in vetta alla classifica, al primo posto. Zlatan Ibrahimovic. Ma porca miseria, ma neanche se mi paga lui, no no. Ma come? Cioè se devo andare solo al ristorante. No, ma ci devi uscire per nel senso che poi devi diventare fidanzata con lui. Non lo so se ce la farei. Guarda che bello. Ma dici che ma sei serio? Guarda che bei capelli. Guarda che bei capelli. Non mi piace niente. Perfetto, è un no. Andiamo nelle telenovele spagnole. Okay. Soledad. No, Maria. Maria Francisca, quelle del segreto. Signori e signori, Zulema di Vis a Vis. Mirko, attento a quello che dici perché ti ammazza. Ma mi sa che mi ammazza lei se esco con lei. Vabbè, per chi non conoscesse Zulema di Vis a Vis, molto probabile, perché ad Alice ho detto scegli persone no, che tutti quanti conoscono e va a scegliere Zulema, un personaggio di Vis a Vis che su 10 persone in 2 hanno visto. Comunque sì, ci uscirei, anzi anche se mi passa 40 anni ci uscirei. Anche Jennifer Aniston ti passa 40 sì, anni. Sì, ma Jennifer Aniston è una divinità. Alice ha detto telenovelas spagnola. Anche io vado in quel mondo. La casa di carta, il professore. Bell'uomo. Cosa? Ma cosa? Sì, ma... a mani basse proprio col professor. A mani basse. Cioè, ci uscirei a mani basse. Cioè, senso... quindi usciresti tutto il tempo che così? No, comunque col professore sì, ha voglia. Poi andiamo a rapinare qualche banca. Contenta a me che piace rapinare. È una cantante famosissima a livello mondiale. Molto adorata dai marmocchietti piccoli. Le cantanti mi piacciono perché poi così possiamo fare dei duetti. Ecco, e Ariana Grande. Facile! Ariana Grande, cioè, non dico che sia la più bella ragazza del pianeta, ma è una delle tre ragazze più belle del mondo. Perché quale sono le altre due? Ariana Grande. No, Alice. Però sì, però dai, non dire cazzate, su, dai. Due cose sono certe nella vita: la morte e un sì di Mirko. Prossimo personaggio. Cioè, qui non puoi dire di no. Abbiamo un brasiliano che gioca nel PSG. Neymar. Lascia perdere che capelli rosa fa questa io foto. Io non so come sia Neymar. Non l'ho mai visto di faccia. È lui, Neymar. È bello in generale. Ma scusa, non la vedi la foto? Ma è così? Cosa vedo che è così? Non conosce Neymar, raga. Lo concesso, sicuro. Uno dei calciatori più famosi al mondo. Ah, è bello. Come fai a dire che è brutto? Mizzega se è bello. Allora, io ti mostro una cantante famosissima in Italia, Sud America e Spagna. Anamena. E lei? No, non è lei. Sud America, in Italia. Italia. Sud America. Principalmente. Poi è diventata famosa anche in Spagna e Sud America. Ah, Laura Pausini. Esatto. Oh Madonna, cavolo. Non è che se ti piace come cantante ti deve anche piacere come persona. Sai cosa? È che mi piace un sacco come canta. Però quindi non riuscirei a uscirci. Perché poi, cioè, tipo, esco con lei e mi immagino lei che canta. Quindi alla fine ci usciresti o meno?
No, non uscirei. Poi lei cosa fa? Arrabbiata mi chiama e dice: tu non rispondi più al telefono. E io poi dico: Laura, prossimo è un attore ma molto mondiale famoso. Mondiale o italiano? Leggendario. Leonardo DiCaprio, sicuro. Leggendario. Lui è veramente una leggenda. Leggendario. Lui è una leggenda. Io sono Will Smith. Will Smith! Sì, ci uscirei. Ci usciresti? È bello. Col principe di Bel-Air. Di Bella, il principe Willy, lo svitato di Bella. Cos'è che mangiava? Faceva il principe di Bella. Fa così, non la sapevi? La mia penultima foto è di un'attrice spagnola diventata famosa in Nada Voto della Casa di Carta. Amica. Beh, Nairobi per forza. Nairobi, ragazzi. Beh, allora Nairobi non mi fa impazzire. Ma ci uscirei, perché comunque, cioè con tutto esce. Nairobi. Penultimo, Justin Bieber. Madonna, se lo chiedi pure. Sì, sì, no, tra tutti quelli che mi hai detto, lui è il primo con cui uscirei. Sì, sì, complimenti. Allora, grazie. Tra tutti quelli che mi hai detto, che tra l'altro lui era il ragazzo di Ariana Grande, quella che con cui io... Stavano insieme, non lo sapevi? No, io so che stavo con Selena Gomez. Raga, non lo so, scrivete nei commenti perché sono in modalità aereo e non posso andare a cercare. Non sappiamo se Justin Bieber sia stato con Ariana Grande o con Selena Gomez o con tutte e due. Comunque. Secondo me con tutte e due. Anche secondo me. Allora, la mia ultima cicca locca. Ti propongo la mia amatissima Bella. Bella, che è un aggettivo che non darei mai alla serie Twilight, ma sicuramente darei a questa bellissima ragazza. No. Però se è bella, come fa a essere bellissima? Si può chiamare anche bellissima Swan. Veramente? Certo. No, lei si chiama Bellatrix. Si chiama Isabella, che ah. Bellatrix! Ah, si chiama... vabbè, si chiama Isabella. Io pensavo che non ti piacesse lei, sai? A me non piace Twilight, non è che non mi piace lei, solo perché lei mi piace, cioè, proprio... Sì, insomma. Lei è veramente... Bella. Ultimo personaggio da parte mia, sempre nel mondo del canto, cioè... Nel mondo del canto scendiamo tanto di livello rispetto a Justin Bieber, che ho detto prima. Gue Pequeno è bravo comunque, è un bravo rapper. È certo che se lo paragoni a Justin Bieber, tecnicamente Justin Bieber è un mostro. Ragazzi, no, non ci uscirei, non perché non sia bello, cioè anche per quello. Ah, ecco, volevo dire una cosa importante. Justin Bieber, se il tuo matrimonio fallisce, chiamami. Non si dice così, si dice Justin Bieber. Ragazzi, ci vediamo come sempre al prossimo video. Lasciate like, lasciate iscritti. Come fanno a lasciare iscritti? Non lo so. Lasciate, ragazzi, campanelle, lasciate tutto quello che volete, lasciate il... tutto, cioè, è bello lasciare. Lasciate. Ciao ragazzi! Ciao, ciao, ciao. Ciao cosa, ciao. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornate, la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.